Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo elegantissimo coprispalle che io ho deciso di chiamare Dark Knight e che ho realizzato utilizzando il filato Alize Sal. Lo conoscete se mi seguite da anni, lo utilizzo da tanti anni e sono andata a utilizzare questo con il nero e lame argentato perché volevo un coprispalle che fosse bello acceso, che si vedesse da lontano. Per poter realizzare questo coprispalle io ho utilizzato due gomitoli di questo filato lavorando con l'uncinetto il numero 4. In descrizione vi lascio il link al sito di Uncinettando con i filati, di cui vi dico già che di questo Alize sono rimasti solo due colori: il nero con con lame argentato, il nero con il lame nero. Quindi, se volete qualcosa di meno appariscente, ma comunque che sbrillucci, che sia elegante, potete optare per quel colore. Penso che sia rimasto anche qualche colore di qualche altro gomitolo, ma non abbastanza se siete una taglia M o L, perché in quel caso vi occorrono tre gomitoli. Questo perché io con due gomitoli li ho usati del tutto. E per una taglia M sicuramente devo andare a fare il rettangolo più lungo rispetto a me, quindi avete bisogno di un ulteriore rettangolo per poter avere la stessa lunghezza mia delle maniche, che sicuramente dovete andare a mettere qualche centimetro in più appunto per avere la stessa lunghezza. Detto ciò, la lavorazione è semplicissima, io ve la mostro, è forata, ha questo effetto un po' ragnatela che io trovo veramente bellissimo come lavorazione e sono 6 giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza del vostro rettangolo. Un'altra cosa che è diversa dagli altri coprispalle che già ho fatto è la chiusura. Solitamente si vanno a cucire chiudendo qui i due, unendo i due scusatemi, angoli del lato più corto e poi andando a cucire verso l'interno. Io ho fatto una cucitura leggermente diversa e questo mi ha consentito, allargo il braccio, se lo vedete, di avere la manica ancora più stretta rispetto al solito e anche più lunga. Questo mi permette anche di rivoltare così in questa maniera il coprispalle in modo da avere questo giro qui, di averla più ferma. Infatti vedete, mi gesticolo tantissimo ma non sta cedendo sulle spalle, quindi questo lo rende più ferma e soprattutto di averla dritta qui sul dietro, anche qua dal basso e non soltanto in alto. Quindi è una cucitura un po' diversa, molto semplice da fare, non c'è niente, si piega soltanto in maniera diversa in modo tale da poter avere una cucitura che invece di andare dritta va in obliquo, e questo permette appunto alla lavorazione poi una volta indossata, alla creazione una volta indossata, di essere più ferma. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo di Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure mi potete taggare su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro coprispalle io ho utilizzato l'alize nero con il lame argentato. Siccome in telecamera appunto non si vedrebbe bene, io il campione, per farvi vedere il motivo come si realizza, lo realizzerò utilizzando il big ball e lavorando con lo stesso uncinetto con cui ho lavorato il mio coprispalle, ossia l'uncinetto il numero 4. Allora, il mio coprispalle è largo perché noi andremo a fare un lungo rettangolo e partiremo dal lato naturalmente più corto, ed è a me il lato più corto misura 70 centimetri. Per avere 70 centimetri io ho montato 186 catenelle, scusatemi, 182 catenelle, 182 sì, lavorando con un 104. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 14, quindi io ho un totale di 182 catenelle, mentre qui nel mio nel motivo che vi andrò a far vedere ho montato 42 catenelle. Però mi raccomando, se voi la volete più corta, la volete più lunga, che vi scende di più, diciamo, sul dietro la schiena, allora dovete andare a mettere più maglie. Se siete una taglia M potete montare le stesse catenelle che ho messo io e dovete fare solo il rettangolo più lungo per averla poi che nelle braccia vi arrivi alla lunghezza desiderata, mentre per una taglia L vi consiglio di andare a mettere almeno uno o due motivi in più, quindi o 14 o 28 catenelle in più rispetto a me. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro motivo e iniziamo dal primo giro. Vado a realizzare 3 catenelle, scusate, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle mie 42 catenelle, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle e quello che vado a fare adesso lo ripeterò per tutto il mio primo giro. Quindi salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa.
Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia bassa. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto, scusa, tolgo questo perché altrimenti vi dà proprio fastidio. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva, una terza maglia alta nella catenella successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, ricominciamo da capo. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia bassa. Catenella successiva, seconda maglia bassa. Catenella successiva, terza maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta. Catenella successiva, vado a fare la mia seconda maglia alta. Catenella successiva, vado a fare la mia terza maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo. Quindi vedete, quello questo è quello che andiamo sempre a ripetere. 3 maglie basse, 4 catenelle, si saltano 4 catenelle, si vanno a fare 3 maglie alte. 4 catenelle e adesso vediamo come terminare il primo giro. Ho fatto le mie 4 catenelle, salto 4 maglie a 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia bassa. Catenella successiva, seconda maglia bassa. Catenella successiva, terza maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Entro nell'ultima catenella e vado a fare la mia seconda maglia alta. Quindi, come vedete, abbiamo l'inizio uguale alla fine, avendo montato comunque sempre un multiplo di 14 catenelle. Quindi questo è il primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro è uguale al primo. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo dove abbiamo le maglie basse, andiamo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. Quindi una, due, e tre. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il filo, andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, due, e 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricominciamo da capo. Una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, quindi una, 2 e 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, 2 e 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, una, 2 e 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e terminiamo il secondo giro andando a fare una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte, quindi prima maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il terzo giro. Vado dove ho la prima maglia bassa e realizzo una maglia bassa.
2 catenelle, 1 e 2, vado direttamente dove ho l'ultima maglia bassa, quindi salto la seconda, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado sopra la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado sopra la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Una maglia alta, una maglia bassa sopra la prima maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, una maglia bassa sopra l'ultima delle mie 3 maglie basse, quindi salto la seconda. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte. Una, successiva 2, successiva 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Quindi quello è quello che dobbiamo fare per tutto il terzo giro. Maglia bassa sopra la prima maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa, 4 catenelle, 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro precedente e 4 catenelle. Andiamo a terminare il terzo giro, una maglia bassa sopra la prima maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, una maglia alta sopra la prima maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Giriamo la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto giro e andiamo a realizzare. Ho fatto una catenella, vi alzate una catenella e poi andate a fare la maglia bassa sopra la prima maglia alta, o fate come me, andiamo a fare direttamente la maglia bassa sopra la maglia alta. Una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il mio quarto giro. Prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte. Una. Prendo il filo, rientro 2. Prendo il filo, rientro 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi una maglia bassa sopra la prima maglia alta, seconda maglia bassa sopra la seconda maglia alta, terza maglia bassa sopra la terza maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricominciamo da capo. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. Una, 2 e 3, 4 catenelle, scusate, mi tiro un po' di filo, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho le maglie alte, realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi prima maglia bassa, vado una maglia alta successiva, seconda maglia bassa, vado una maglia alta successiva, terza maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E di nuovo vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e termino il giro andando a fare una maglia bassa sopra la prima maglia alta, una maglia bassa all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Quinto giro. Vado a fare una maglia bassa sopra la prima maglia bassa. Mi raccomando, chi è abituata può fare la catenella e poi va a fare la maglia bassa o fa come me e va a fare direttamente la maglia bassa. Quindi entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Vado una maglia bassa successiva e realizzo un'altra maglia bassa. 4 catenelle. Una, 2, 3, 4. Quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il quinto giro. Vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, 2, vado una maglia alta successiva, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Vado dove ho le maglie basse e vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. Quindi una,
2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ricomincio da capo. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e di nuovo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. 1, 2, maglia bassa successiva, 3. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Terminiamo il nostro quinto giro andando a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. 1 e 2. Abbiamo terminato così anche il nostro quinto giro. Andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro. Come sempre, o vi alzate con una catenella, fate come me, andiamo a fare direttamente una maglia bassa sopra la prima maglia bassa, una maglia bassa sopra la seconda maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Vado dove ho la prima maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto la seconda maglia bassa, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ricomincio da capo. Una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Una maglia bassa sopra la prima maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Salto una maglia bassa, entro direttamente nella terza e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il sesto giro. 3 maglie alte, 4 catenelle, una maglia bassa sopra la prima maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa e 4 catenelle. Andiamo a terminare il nostro sesto giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e andiamo a fare una maglia bassa sopra ognuna delle due maglie basse, 1 e 2. Quindi questo è il motivo che andiamo a lavorare per tutta la nostra stola. Per adesso stola perché sarà un lungo rettangolo, quindi stola. Io alla fine vi dirò naturalmente quanto l'ho fatta lunga, quindi non quante volte ho ripetuto il motivo, ma quanto mi è venuta lunga. Penso che andrò comunque sui 100, 100, 110 centimetri, devo ancora decidere. Però adesso vi faccio rivedere un attimo soltanto come rifare il primo giro, visto che abbiamo il motivo e non più le catenelle. Quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia bassa sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Entriamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 4 catenelle,
una, due, tre e quattro, e si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che devi fare il nostro primo giro. Ripeto, io adesso continuerò la lavorazione, alla fine, cioè vi dirò naturalmente dopo, nel video, quanto ho lavorato il nostro rettangolo, e poi farò andare a vedere la chiusura diversa da quella che facciamo solitamente con il cocoon, in modo da avere le maniche strette e avere come una sorta di risvolto sotto, che permette alla stola di essere dritta dietro e anche di dare ancora più calore rispetto al cocoon normale. Allora, io ho finito di lavorare in lunghezza il mio rettangolo, ho lavorato per un totale di 112 centimetri, quindi vi ricordo che io ho iniziato dal lato più piccolo, sono andata a salire, quindi ho lavorato per 112 centimetri. Adesso dobbiamo andare a chiudere questo enorme rettangolo, e come solitamente si chiude per fare il poncho, però in maniera diversa, perché io voglio creare un poncho coprispalle, ma un poncho un po' particolare, perché la chiusura che andremo a fare permetterà di avere la parte bombata sotto, e andiamo a realizzarla in questa maniera. Prendo il lato più corto. Solitamente voi sapete, quando si va a cucire il poncio si cuce partendo dalle due punte, si va a cucire verso l'interno per lasciare lo scalfo aperto, mentre nel mio caso andremo a cucire, come vi ho detto, in maniera diversa. Vado a prendere questo lembo e lo porto verso il basso per circa 17 centimetri. Nel mio caso significa far combaciare due motivi. Vedete, qui ci sono queste onde. Ogni onda è un motivo. Quindi io faccio combaciare due motivi, uno e due. Il terzo qui combacia con metà del motivo che è l'inizio del giro, e quindi vado a mettere un marcatore proprio qui, in questa maniera. Poi prendo la parte di sotto che ho lasciato libera e la piego fino a far combaciare qui. Vedete, ho piegato e vado tutto intorno, proseguo così, faccio combaciare il pezzo e vado a mettere il mio secondo marcatore dove ho l'altra punta. Vedete, questa è la punta sempre del rettangolo piccolo, quindi ho fatto combaciare con questa linea della parte che ho piegato. E vado a mettere un marcatore. Quindi andrò a cucire da questo marcatore a quest'altro. Vedete, qui si creerà la manica e qui sarà tutto piegato. Facciamo la stessa cosa anche da quest'altro lato. Così vedete di nuovo bene. Naturalmente voi potete piegare anche di più il rettangolo, quindi se volete che il polso non sia troppo stretto, lo volete ancora più largo, basta che lo piegate maggiormente. Io per me 17 centimetri vanno bene, quindi piego, faccio combaciare due motivi, uno e due, e qui ho il terzo e vado a mettermi un marcatore. Prendo l'altro angolo, vado a tirarlo in questa maniera fino a far combaciare il lato qui e vado a mettere il marcatore dove finisce l'aver fatto combaciare questo lato con l'angolo e vado a mettere un marcatore. Benissimo, anche in questo caso andrò a cucire da questo lato, da questo fino a quest'altro lato. Allora, ho cucito la mia manica sia da questo lato, vedete, si è creata questa manica stretta, sia da quest'altro lato, e non farò nessun tipo di bordino. L'unica cosa, vedete, sotto è la cucitura va sul sotto, mettete la cucitura che va verso il basso, quindi non la cucitura che va verso l'alto, ma quella che va verso il basso, in modo tale che questa parte la possiamo piegare in questa maniera e creare il nostro bordino di questa coprispalle, poncio coprispalle. Così si nota meglio, ecco, vedete, ho creato, l'ho girato. Quindi qua si crea il bordino, qui sotto iniziano le nostre cuciture che vanno salendo e creano questo effetto proprio contrastante appunto con invece il bordino piegato qui davanti. Benissimo, il nostro poncio coprispalle quindi è terminato.